praticamente sotto una neve costante. Siamo qui all'interno del presepe vivente di Gricignano, nel cortile retrostante alla chiesa di Sant'Andrea Apostolo, con il presidente dell'associazione socioculturale Sant'Andrea, Pasquale Dello Margio, e il segretario Enzo Carusone. Questa sera ancora una volta viene riproposto il presepe vivente, un modo per vivere la tradizione che è stata strutturata in modo particolare in questi giorni. Come si è arrivati alla realizzazione del presepe? Innanzitutto un buonasera. Alla realizzazione del presepe si è arrivata con l'esperienza di 4 anni, si è cercato di cambiare qualcosa in 4 anni, ci sono ragazzi che ormai sono diventati un poco esperti. Quindi diciamo che si è cambiato un po' il percorso, l'entrata, l'uscita, la natività e tanti personaggi. Il resto ci hanno dato una mano le persone, i figuranti che stanno sotto le casette, le persone esterne, persone interne, ce ne sono tanti. Perché per fare questa manifestazione ci vogliono tanti sacrifici. Tanti sacrifici sono stati fatti dall'associazione con tanta serietà, dalle persone in cui si vedono sotto le casette e anche le persone che non si vedono, perché ce ne sono tante che ci hanno dato una mano sia da casa che venendo a lavorare nel presepe. Quindi sono sicuro che mi dimentico tante persone, però faccio un ringraziamento generale a tutte le persone che ci hanno aiutato a realizzare quest'opera. Ecco Enzo, Pasquale parlava di sacrifici. I sacrifici hanno portato alla proposizione del presepe per ben 3 serate, prima il 28 dicembre, poi il primo, ora è la terza serata, ultima tra l'altro. Qual è stata la risposta del paese? Vabbè, il popolo di Gricignano è abituato, questo è il 4° anno di fila che noi organizziamo il presepe vivente e ogni anno le persone che assistono appunto alle serate si girano intorno e la prima cosa che dicono: ah, quest'anno è ancora più bello. Infatti ho notato prima una bambina che sotto la neve diceva: mamma, io non ho mai visto la neve, mamma, è così la neve, com'è bella la neve. Allora sono cose che colpiscono e che lasciano appunto il segno. Come diceva appunto il nostro presidente Pasquale Dello Margio, ci sono dei ringraziamenti da fare. Ovviamente la prima persona che dobbiamo ringraziare il nostro parroco Don Gianfranco Galluccio, che come sempre ci sostiene con la preghiera, con lo spirito, ma anche in modo affettivo a tutti i nostri eventi, tutto ciò che organizziamo lui è sempre con noi, Pasquale me lo può confermare. Altro sentito ringraziamento vanno a tutti gli sponsor, ne sono tanti ovviamente, come ogni anno la risposta anche delle attività commerciali è molto buona, anche se quest'anno, ahimè, il nostro presidente ce lo può confermare, con un pizzico di polemica purtroppo ci sta, è un dato di fatto, ma una cosa va chiarita: l'associazione socioculturale Sant'Andrea organizza eventi da 5 anni. Come per ogni evento si formulano richieste di contributo, inviti a partecipare, diciamo tutto quello che ha a che fare con la presenza delle istituzioni. Purtroppo è il 5° anno, ripeto, il 5° anno che la risposta per quanto riguarda noi dell'associazione socioculturale Sant'Andrea è sempre la stessa. Non vediamo, scusami se ti interrompo, prego, non vediamo né contributi né istituzioni. Purtroppo a me dispiace dirlo perché è un dato di fatto, noi ogni volta ci prodighiamo, operiamo per il bene del paese, facciamo tante cose, gli eventi tra l'altro che realizziamo partono dal mese di gennaio fino a dicembre, io non mi spiego una cosa, come mai i nostri eventi sono sempre organizzati un po' prima dell'approvazione del bilancio, questo non me lo so spiegare. Mi dispiace dirlo, ma è un dato di fatto. Noi dell'associazione oramai, tra l'altro, apro una parentesi, siamo in 110, ogni volta cerchiamo di avvicinarci alle istituzioni, ma le istituzioni ci allontanano, ci respingono. Questa è una cosa che mi dispiace dire, soprattutto in questo clima così festoso, ma purtroppo è doveroso da parte dell'associazione, anche dei membri dell'associazione, sottolineare. Mi dispiace, spero che il 2014 sia l'anno in cui l'associazione socioculturale Sant'Andrea venga vista non con occhio politico. Io me lo auguro, cambiamo tono ovviamente,
cosa posso dire se non un grazie sentito a tutte le persone che hanno partecipato, sono tante, alcune fanno parte dell'associazione, altre sono semplici cittadini di Gricignano che hanno voluto partecipare attivamente al nostro presepe, altri invece si sono prestati nel portare materiale antico, tutto quello che ha a che fare con le attività che vengono svolte sotto le baracche, con mezzi, attrezzi e quant'altro. Quindi tutte queste persone sono tante, non riesco a ringraziarle perché sono davvero tante, ma un grazie di cuore. Eccellenza Angelo Spinillo. Sua Eccellenza, anche lei a Gricignano per il presepe vivente. È un bel momento, fa piacere vedere soprattutto la comunità raccolta, riunita a vivere un momento bello, un momento che vuole essere sì di rievocazione, ma insomma soprattutto di unione nella fantasia e quindi nella ricchezza del poter fare il meglio possibile. Ecco, lo stare insieme è un qualcosa che si è perso un poco nelle famiglie italiane. Beh, questo potrebbe essere un discorso un po', come dire, ordinario, però dobbiamo riconoscere, certo oggi è un pochino più difficile ritrovarsi per dialogare anche nelle comunità, e allora ci vogliono le occasioni, ecco, questa è un'occasione certamente. Dunque, una piccola vena polemica in questo clima abbastanza solidale, ci spiega perché? Sì, ripeto, a me dispiace dire queste cose, però purtroppo per noi dell'associazione è fondamentale chiarirlo. Allora, o è una questione di bilancio o è una questione di personalismo. Né l'una né l'altra cosa direi che può essere accreditata alla nostra questione, perché non si è visto né un'adesione da parte economica dell'amministrazione comunale, né a questo punto la presenza fisica, perché fino adesso noi abbiamo un assessore allo sport, cultura, spettacolo che io sinceramente in 3 serate non ho mai visto, e non solo, in tutti i nostri eventi. Questo mi dispiace, perché un assessore allo sport, alla cultura, e questo è un evento culturale, è doveroso, per lui è doveroso stare e far parte di questi eventi, no? Questo è quello che volevo precisare. Allora, o un contributo minimo ma per tutti, oppure si fa una sorta di, come dire, azzardo un termine, una prenotazione per gli eventi che si vanno a svolgere durante l'anno, anche perché noi dell'Associazione Socioculturale Sant'Andrea abbiamo già presentato agli inizi di dicembre il programma del 2014-2015, quindi magari qualcuno che si adoperi in merito e cerchi di risolvere la cosa, perché è il quinto anno, noi siamo stufi, abbiamo un bel malloppo così di protocolli le cui risposte sono sempre le stesse. Ci dispiace, perché questi eventi fanno rallegrare le persone, sono cose che piacciono, e perché no la presenza delle istituzioni. Direi di cambiare tono, visto che a fianco a voi c'è anche una Befana. Sì, direi che è più brutta del solito, non si offenda, ma per antonomasia la Befana è brutta, come dissi l'anno scorso, la Befana è brutta. È un'offesa? No, oggi non fa niente. Però si sta divertendo, penso. Sì, tantissimo, invito tutto il paese a venire qui a partecipare. Questo giorno che è davvero di festa. La Befana ci può dare un'opinione sul presepe? È stata un'esperienza per me bellissima, prenderne parte proprio in prima persona. Per questo invito tutti a partecipare, proprio a venire all'associazione, a essere attivi. A essere vivi. Sì, infatti voglio solo dire quest'ultimo pensiero. Infatti le iscrizioni per il tesseramento dell'associazione continuano. Noi tutti i lunedì ci vediamo nel salone parrocchiale, anche se a breve avremo la sede ufficiale dell'associazione, poi verrà comunicata nei vari network. E quindi il tesseramento continua, cerchiamo altre persone che vogliono far parte della nostra realtà. E cosa altro posso dire? Buona visita e buon anno ancora a tutti, grazie. Ciao. Allora, voglio concludere questa cosa, naturalmente ci sono io insieme al segretario Enzo,
però faccio un saluto a tutti, sicuramente da parte di tutti i membri dell'associazione, tra cui in questo momento non sono i presenti, però sono in tanti, qualcuno ne cito tipo Umberto, Michele, non lo so, Michele, Salvatore, il nostro tecnico delle luci, il nostro Giuseppe Di Luise, Peppe Limone, non ce lo dimentichiamo. No, assolutamente. Non so senza di lui come avremmo fatto. Comunque, un ringraziamento a tutti, perché davvero dietro questo lavoro c'è tanto sacrificio delle persone che ci hanno aiutato. Forse sarò monotono, però devo ringraziare queste persone. Ci sono anche la signora che ci ha dato i sacchi, sono della signora del caffè, quindi la ringraziamo. Ringraziamo tra l'altro la signora Aquilante Potenza e la signora Maria Carbisiro, che da 3 sere oramai si prodigano a friggere le zeppoline, a stare qui con noi e dare una mano al nostro presepe. Voglio ringraziare Umberto Aquilante per la Movida Costruzioni, la Movida per il legname che ci ha dato. Voglio ringraziare le persone per gli animali, tra cui c'è il signor Diretto, poi c'è il signor Mario Pellegrino, comunque ci ha dato un contributo, a lui un vero grazie. Voglio ringraziare Punto Luce, anche se è mio fratello, per tutto quello che ci ha fatto, e alla fine voglio ringraziare pure Voce Nuova per la vostra disponibilità che ci avete dato e che fate tanti sacrifici. Quella immancabile. Grazie. Ancora il presepe vivente a Gricignano, il paese sta rispondendo, una grande vittoria per l'Associazione Socioculturale Sant'Andrea. Infatti è una delle iniziative più belle che l'associazione prende durante l'anno, a parte tutte le altre che mette in movimento e cerca di dare un tono di vitalità a questo paese di cui si parla sempre in maniera negativa. Ma in realtà le cose belle da farsi e da fare ci sono, e lo dimostrano in questi momenti così, in cui si impegnano con tutta l'anima, posso dire, per realizzare qualcosa che è al di sopra delle nostre possibilità. Diciamo che il tema che loro realizzano con questo presepe vivente è avvolto dal mistero, perché è tutto riferito alla nascita del bambino Gesù, la parola che diventa carne. Quindi diciamo che il messaggio religioso è quello che dovrebbe, questo evento è quello che dovrebbe far penetrare ancora di più nell'animo delle persone il messaggio di Dio. Qua cosa stiamo scrivendo? Mi hanno commissionato una lettera e la sto scrivendo. Allora, una piccola chicca: il bambino che è qui vicino a me è il primo bambino che ha interpretato Gesù nella nostra prima edizione del Presepe Vivente. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Andrea. Si chiama Andrea. Andrea Di Luise. E lei, che è la mamma, ha personalizzato la Madonna. Una piccola chicca che tra l'altro a noi fa piacere, che sono venuti qua dopo tanti anni ovviamente ad assistere al presepe. Volete dire qualcosa? Un saluto, un buon anno? Un saluto, buon anno a tutti. E vuoi dire qualcosa, Andrea? Felicità in tutto il mondo. Vai, sì. La novità della pasta e fagioli qui nella cantina in occasione del presepe vivente, siamo con il cuoco d'eccellenza, si può dire? Sì. Grazie per l'eccellenza. Quest'anno c'è stata una novità che è proprio quella della pasta e fagioli, e la gente l'ha gradita molto. C'è stata una grossa affluenza non solo per la pasta ma per tutto il presepe, che comunque rappresenta un momento culturale e sociale per il Gricignano molto importante. Un ringraziamento lo faccio personalmente al presidente e a tutto il comitato dell'Associazione Sant'Andrea, che anche quest'anno hanno dato la possibilità di rinnovare questa tradizione che a Gricignano rivive da qualche anno. Ci rivediamo l'anno prossimo di nuovo qua. E un altro ringraziamento va al popolo di Gricignano che ci ha sostenuto in queste 3 serate. Grazie a tutti e arrivederci a quest'anno per un'altra cosa più bella. Qua si dedica. Qua cosa si fa? Si dedica. Si lavora in legno. Si alza. Stefano, qui cosa lavoriamo? Caciocavallo impiccato.